Allo stadio Città di Arezzo il Pineto vince per 1-2 contro i Cavallini, i padroni di casa, in vantaggio i biancazzurri con Allegretti. Settembrini pareggia per i toscani nel primo tempo. Nella ripresa, in pieno recupero, è Braghini a dare il pass per gli storici quarti di finale per i biancazzurri. Il Pineto dunque sfiderà allo stadio Mariani Pavone il 22 febbraio la Puteolana. Calcio d'inizio per i padroni di casa, la partita incomincia con il consueto equilibrio da ambedue le parti. Il primo squillo degno di nota arriva al 16esimo, su corner svetta Risaliti, il montante alto e poi Domizzi sulla ribattuta di Pretato salvano i biancazzurri. Gol mangiato, gol subito al 21esimo, contropiede bruciante, pallone al bacio di Milani per Allegretti che freddo beffa Trombini per il vantaggio ospite. Sempre il numero 16 di forza prova a trascinare i suoi, ma sul più bello non ha un controllo felice col pallone. I Cavallini provano a rispondere su un errore in fase di impostazione del Pineto, ma D'Egidio esce alla perfezione su Pattarello. Poco male per gli Amaranto, a un giro di lancette Settembrini confeziona un gioiellino che toglie le ragnatele dal 7. Nella ripresa, dopo un valzer di sostituzioni, sono gli Amaranto ad avere la prima chance. Ancora Risaliti, calcia un rigore in movimento. D'Egidio risponde da campione. Ancora l'estremo abruzzese devia in corner, una bordata insidiosa del neoentrato Convitto. La risposta biancazzurra passa dall'asse Emili della Quercia a Maio, ma Trombini neutralizza la conclusione dell'ex notaresco. Sempre il numero 9 ci riprova a 10 dal termine, ma Di Mancino non riesce a essere preciso. Nel finale, azione avvolgente da corner, Lucarini incorna, ma la difesa aretina si salva con un pizzico di affanno. Nell'ultimo dei 5 minuti di recupero, su contropiede, Braghini la piazza in buca d'angolo, dando il gol qualificazione ai biancazzurri. Ma sono minuti per passare il turno, quindi sappiamo e affrontavamo una squadra fortissima e avevamo dei problemi magari con qualche giocatore fuori per infortunio e qualche acciacco di quelli che avevo a disposizione oggi, però sapevo che avremmo fatto una partita di carattere intensa come squadra e ho un organico importante, sapevo che potevo contare su l'intero organico e oggi l'ho avuto la conferma del mio pensiero, perché la squadra ha tenuto bene il campo contro, ripeto, una squadra fortissima. È stata una partita equilibrata, avete visto, ci sono state occasioni da entrambe le parti, siamo stati abili a sfruttare nei minuti finali e portare via una vittoria di prestigio contro una squadra forte come l'Arezzo. Molto peccato, perché almeno a rigori ci piaceva giocarcela, lasciando a parte che meritavamo di andare in vantaggio innumerevoli volte. La prima mezz'ora del secondo tempo la devi chiudere la partita, se non fai gol in una mezz'ora fatta bene in quel modo, poi lei prende una ripartenza di genere a tempo scaduto. Ma no, fino al gol le hanno fatto loro, anche lì su una ripartenza avevano giocato solo noi, colpendo un palo e giocando noi, poi dopo il gol un po', però cioè alla fine del primo tempo il pari ci stava, alla prima mezz'ora del secondo tempo dovevamo andare in vantaggio noi.